Cari amici, anche oggi ci troviamo in un allegro, ridente e ridentissimo luogo medievale, perché questo sicuramente è medievale. Etrusco, romano, medievale. Esattamente, con una chiesa che ogni tanto voi vi ricorderete ci suona a morto, ma ancora noi, per nostra fortuna, il grande Priapo ci protegge, il grandissimo nonostante Dio, sì, la volontà di questi qua, esattamente, che ci augurano appunto buona morte, una buonissima morte, e noi l'auguriamo a loro ovviamente, perché bisogna, se il principio di reciprocità è importantissimo, è matematico, è confutabile. E ci diceva quello lì che dice se i cazzi sono troppi dentro un buco, praticamente bisogna cambiare buco, capito? Allora, detto questo, è un po' sceno, ogni tanto le cose le dobbiamo dire, no? Una bella bestemmia poco prima di morire. Io mi ricordo un mio carissimo amico, il quale ovviamente gli venne un cancraccio, aveva anche dei soldi e lui andava anche in Svizzera a farsi curare, però non gli ha risolto niente, non gli è servito a nulla. E mi ricordo che lo vidi, mi ricordo al Circeo, lo vidi un qualche mese prima che morisse. Poi l'avevo anche invitato a una cena che facevamo allora, che organizziamo allora tra ex colleghi di liceo. Beh, e lui, mi ricordo anche un altro di questi colleghi di liceo, che quando seppe che era morto questo amico, che si chiamava Franco, in realtà si chiamava Augusto, ma soprannominato Franco, e disse: ma chissà se si è riconciliato con Dio. E invece io non gliel'ho detto, perché lui nel momento in cui stava morendo ha sparato una bellissima bestemmia, così come mi ha riferito il figlio. E faccio questi ricordi prima di tutto perché da vecchio bisogna giocare anche sui ricordi, e secondariamente perché con questo amico, quando finimmo il liceo, il primo anno dell'università, avemmo una bellissima consuetudine di andare assieme a convegni, riunioni, assemblee. Parlo del 53, parlo del 53, 52-53 praticamente, anche 54. E fu un sodalizio veramente interessante, legato anche a fattori culturali molto importanti, perché all'epoca si parlava di cose interessanti, all'epoca c'erano libri, mostre, era tutta roba che usciva in quel momento e che avrebbe poi determinato l'evoluzione della società italiana. Libri bellissimi, l'editore Einaudi ad esempio stava pubblicando delle opere bellissime, Bompiani pubblicò quell'opera unica al mondo che è l'enciclopedia degli autori e delle opere, e quindi tutte cose interessantissime che ci interessavano moltissimo. Noi partecipammo anche, eravamo veramente pochi, alla fondazione del Partito Radicale. Lo dissi più di una volta, e con personaggi veramente... Non sapendo che fine avrebbe fatto poi. Non sapendo. E quale percorso avrebbe avuto. Esatto. Però quelle persone, che l'hanno, quelle persone che l'hanno fondato erano persone di grande valore e che avevano dietro le spalle un retroterra culturale e politico di tutto respiro. Siamo appunto nel 52-53. L'ho già detto più di una volta, ci sarebbe stato sicuramente anche questo, vi farò leggere poi se capio questo libretto eccezionale di Tancredi Galimberti, eroe della Resistenza, detto Duccio, il famoso Duccio Galimberti. Il quale aveva scritto, ma negli anni 20, 1920, un interessantissimo libro intitolato Mazzini politico. Mazzini politico, importantissimo, perché quando si parla di Repubblica, di questo cazzo di Repubblica... Quale Repubblica? La chiamano Repubblica, c'è anche un giornale... È sempre stato un paese invaso, è sempre stato un paese controllato militarmente, con 113 basi
straniere in Italia. Beh, adesso ci sono che centri... cazzo vogliamo dire adesso ci libero. Sono le basi straniere e queste sono le basi dei liberatori ovviamente, certo. Oh, e poi vi leggerò un capitoletto per farvi capire cos'è la Repubblica, quale dovrebbe essere la Repubblica, perché la Repubblica è vera, è quella che è stata pensata dai Mazzini e dai mazziniani e nemmeno tanto da quelli che poi si ritengono eredi di Mazzini o seguaci del mazzinianesimo. Poi ve lo leggerò. Questo è un testo importantissimo. Da quanto mi risulta, poi Galimberti aveva scritto anche una Costituzione che, vi di caso, coincideva, uscì un libro di uno storico circa 15 anni fa, faceva vedere come la Costituzione pensata da Galimberti, Galimberti è morto nel 1944, era quasi coincidente con la Costituzione pensata per la Repubblica Sociale Italiana. Il che cosa significa? Significa che tu non puoi fare degli iati e dei tagli, perché la storia è quella che è. Quando noi parliamo di Costituzione italiana, che dice, in cui dice che l'Italia è una Repubblica basata sul lavoro, questo è un concetto che fu alla base di tutta la discussione politica che dall'inizio del Novecento è arrivato fino al 1950. Questa è la base. Tu non puoi dire... E quando scrivi che la Repubblica italiana è una Repubblica fondata sul lavoro, fondata sul lavoro perché gli intellettuali che l'hanno pensata erano intellettuali che avevano partecipato al dibattito sulla Costituzione e sul quale sì, c'è molto da discutere. No, parliamo di quello, io sto parlando soltanto fondata sì, sul però non c'è, non ci c'è può da essere discutere c'è molto sì, da discutere, non ci può essere una discontinuità. E oltretutto ne colgo l'occasione per ricordare che finalmente sta uscendo fuori come il cristianesimo in realtà sia l'applicazione molto inventata, con molte intrusioni non previste e non pensate, ma sia una costruzione basata sul neoplatonismo. Quindi cioè praticamente tutte le balle ampiamente dimostrate e dimostrabili da Mauro Biglino, e devo dire ai nostri amici, Mauro Biglino ieri ci hanno fatto vedere in uno dei tanti video, ci hanno fatto vedere come l'opera fondamentale di Mauro Biglino è stata pubblicata ormai in tutte le lingue d'Europa, quindi queste sono cose molto consistenti. Quindi, ripetiamo, il cristianesimo è il frutto pensato, romanzato. No, ma soprattutto appiccicaticcio nel corso dei millenni. Esattamente. Quindi hanno attaccato un pezzetto. Sì. Il dogma della Madonna assunta in cielo, ricordiamoci che è del 1950. Esattamente. Sì. Quando fece l'anno santo Pio XII. Pur essendo anche quello un dogma cristico, diciamo, cattolico, cattolicheggiante, cattolico con la K, con le due K, no? E non che sono le cappe dei preti, pur essendo questo, in realtà una dichiarazione di questo tipo, che ha una discendenza logica e razionale, secondo un concetto banalissimo, che siccome Cristo è assunto in cielo, anche la Madonna è assunta in cielo. Ma se noi bisogna dire però che assunto in cielo sul carro di fuoco sono 13 dei prima di Cristo. Esattamente. Tutti nati il 25 dicembre. E allora ecco, allora il riallaccio è sempre e costante. Pur nel 1950 il cattolicesimo nell'emanare un decreto dogma, a cui tutti un decreto a cui tutti devono obbedire e al quale tutti devono credere, al quale devono tutti credere, pena non l'eresia. Essere sì, ma non essere cattolici, sì, una appunto, volta l'espulsione è eretica, una volta te bruciavano, adesso non potendo ti bruciare, no? Sì, nominalmente, perché poi la gente se ne frega, magari te fregano dei soldi, ecco questo. Allora, come fecero con i comunisti, no? Esattamente. Che poi per quale motivo di incompatibilità non si sa bene. No, infatti tant'è vero che si trattava di sostenere al massimo la democrazia. Perché cristiana. Loro si dichiaravano in Russia atei, ecco. Sì. No, ma in Russia. Sì, ma ti immagini, in Italia
i primi a essere... Ricordiamoci che la rivoluzione bolscevica è stata fatta da quella minoranza ebraico-sionista. Esattamente. Ashkenazita. Quindi... Ashkenazita. Tant'è vero che oggi, né ripensare, l'abbiamo già detto tante volte, né ripensare, sia Gramsci che Togliatti si vede benissimo, e poi a distanza, che la politica di Togliatti, improntata al pensiero gramsciano, il quale pensiero gramsciano è improntato alla filosofia gentiliana, allora il discorso viene cambiato. Anche di recente mi è stato utile la lettura di un articolo scritto molto bene, è scritto oltretutto da un critico cinematografico molto importante, che al momento ha 90-95 anni, dove racconta come la politica di Togliatti fosse molto, ma molto, come dire, tenue nei confronti dei cosiddetti anticomunisti. Detto da ricordarci tutto, che Togliatti non era affatto tenue, lui come persona. Sì, esatto. Lui ha mandato in Siberia buona parte dei 25 milioni di deportati, ricordiamocelo bene. Per non andarci lui. Capito? Quindi non è che era uno tanto tenero, no? E tanto, diciamo, amorevole, ecco. Allora, detto questo, facciamo un po' di rassegna stampa. Buona parte di questi giornali sono La Verità, giornale splendido, di cui consiglio l'acquisto e la lettura. E questo articolo qui riguarda proprio la denuncia che noi andiamo a fare in giornata. Eccolo qui. Il nuovo fisco del governo è una cosa da pazzi. Paradiso per gli stranieri, aumenti dell'IVA per gli italiani e poi taglio del cuneo e bonus poveri senza coperture. Eccolo qua. No, non solo cose da pazzi, ma da delinquenti assoluti, proprio matricolati. Sì, che matricolati. Vanno avanti per la loro strada. Il potere economico finanziario che sta crollando in tutto il mondo ha bisogno di qualunque risorsa. Per la ribellione dei popoli, ecco, questo potere spinge... Ha bisogno di qualunque risorsa, quindi attinge a qualunque fonte dove è possibile derubare dagli stati, dai cittadini, dalle imprese e quant'altro. Spinge questi servi che del tutto disgraziatamente per il popolo italiano hanno in mano le leve del potere assieme ai loro sottoposti funzionari e governativi e di Stato, spinge a rubare il possibile, ben sapendo che fra poco dovranno scappare bruciando il paglione. Per chi non sa cosa significa la frase molto, molto frequente quando ero giovane io, di bruciare il paglione. Il paglione è il vecchio materasso. Esattamente. Bruciare il paglione significa qualunque contatto con la storia precedente. Sì, non solo, ma significa anche andare con una puttana senza pagarla. Quindi, questo è. Allora, è chiaro che questi qua pensano di andare a puttane, da dove considerano puttane l'intero popolo italiano, cioè 70 milioni di teste di minchia. Non solo italiano, europeo, mondiale. Sì, vabbè, adesso loro parlano di noi italiani. Gli italiani sono quelli maggiormente sottoposti. Qui abbiamo sempre sulla Verità i numeri che smascherano l'invasione degli immigrati. Anche su questo argomento abbiamo da dire qualcosa, perché finalmente, grazie a... No, ma la Bonino, con l'intervento che ha fatto l'altro ieri, anzi no, ieri, al congresso del Partito Comunista, alla PD, sì, che cosa ha detto? Ha detto una marea di cazzate, come immaginabile, ma ha detto che noi abbiamo bisogno di 200.000 immigrati l'anno come minimo per sopravvivere come Stato, dice lei. Esattamente. Allora, se sono 200.000, perché ne chiamano 600.000? Ecco, mi ci devono spiegare questo. E poi, per sostenere lo Stato o lo Stato della Città del Vaticano, che è quello che lucra attraverso le sue false cooperative? Ecco, allora ci devono spiegare questo. In ogni caso, siccome la Bonino è una che dice sempre la verità, ecco, no, lei le cose le dice, tanto chi gli fa niente. L'hanno sempre presa per un imbecille, quindi lasciaglielo dire. In quella congrega lì del PD, ti immagini,
Adesso si chiama DP, questo. DP, Democrazia Proletaria. Ah, ecco, benissimo. Quella è una cosa seria. Sì, allora, beh, molto più seria di questa. Fuori discussione, ma a patto che sia una democrazia di proletari, oltretutto, invece che di figli di puttana e stronzi. E qualora esistesse ancora una forza DP proletaria. DP potrebbe essere dei proletari puttanieri. Ah, assolutamente. Beh, se ci riferiamo alla Bonino, sicuramente. Grazie a Striscia la Notizia, che ha rivelato quello che poi aveva, diciamo così, scoperto un giovane ricercatore, che praticamente siamo noi che andiamo a prendere gli schiavi dalla Libia dentro le acque territoriali, quindi dentro il raggio dei 12 chilometri dalla costa, esattamente, e li portiamo in Italia. Questo si chiama schiavismo. Questo è il termine schiavismo, perché loro, qualora li raccogliessero come naufraghi, quali naufraghi? Non una i naufraghi chiamava, della televisione. Una volta si chiamavano negrieri. Sì, le navi negriere. Negrieri. Esattamente. I negrieri che il nostro e il mio grande concittadino Romolo Gessi sgominò a danno dei loro signori che governavano all'epoca in Egitto. Allora chiedetevi chi governava in Egitto all'epoca, a fine 800, e capirete per quale ragione il povero Romolo Gessi, che aveva fatto una spedizione durata mi pare un anno e mezzo, morì di stenti al ritorno nel Sudan, al ritorno dopo però aver fatto piazza pulita di moltissimi negrieri che andavano prendendo i negri da trasportare in America. Quindi anche quella cosa lì è importante che noi la diciamo, perché si tratta appunto di atto di pirateria. Ecco qua che arrivano. Laudetur Priapus. Sempre laudetur Priapus. Ecco, Priape eleison, Priape audinos. Proseguiamo. Non solo tasse su sigarette e giochi, la manovra picchia sulle pensioni. Questo è un altro articolo sulla Verità. La manovra è questa perché, come tu ben sai e che puoi dire, sui giochi non è che loro picchiano molto, no? No, anzi, assolutamente, ecco. Nessun balzello su quello che fanno i compari loro, no? Esattamente. Perché dividono, poi spartiscono il malloppo, è normale, no? Esattamente. Che vanno a cercare di angariare un povero imprenditore. Esatto. Del vizio, lasciamo perdere, no? Il vizio è sempre stato parte del mantenimento del potere dallo Stato. Esattamente, esattamente. Il giocatore che spera nella fortuna dà i soldi a chi lo fa sperare. D'altronde, chi ci insegna di più che non è la cattolicità? Ricordiamocelo sempre. La cattolicità è sempre vissuta sulle indulgenze. Ma le indulgenze nel Medioevo, no? E nel Rinascimento, ma anche adesso, perché non mi risulta che... No, non è mai stato abrogato, esiste ancora l'istituzione della indulgenza, non è mai stato abrogato. Esatto. Quindi, ma come anche quello della decima, si chiama in maniera diversa. Esattamente. Ma noi ci andiamo sempre ugualmente. Sistematicamente. Tant'è vero che, come diceva quello, se vuoi la soluzione, bacia pure il cordone. Baciare il cordone non significa soltanto... No, ricordo che i preti hanno tutti una diaria, hanno tutti una mensilità statale, hanno tutti una pensione statale e poi, a secondo degli incarichi che hanno svolto nel corso della loro vita, anche degli apporti supplettivi. Esattamente, diciamo così, ecco. Come i cardinali. Come cardinali, vescovi, alcuni cardinali, esattamente, vengono selezionati tra quelli che possono contare su una congrua pensione militare avendo fatto il cappellano militare. Vedi la furbizia. In ogni caso sono pagati dallo Stato, anche se vanno contro... come dire, l'autorità del boss dei boss, cioè del Papa, e poi possono sempre contare su una congrua la pensione dello Stato italiano, cioè di tutti gli italiani. E voglio ricordare ancora, perché tu hai detto tutta una serie di cose, bisogna aggiungere che con l'ultimo trattato tra la Santa Sede e lo Stato italiano, quello del 2000 e
1, se mi ricordo. Alias Bettino Craxi, l'ultimo atto di... No, allora non era il 2001, era per difendersi le spalle. Dell'81. Così come Benito Mussolini fece il concordato con la Chiesa per coprirsi per coprirsi le spalle però dagli attacchi della massoneria internazionale. Un altro dopo, del 2001. Dovrebbe essere quello. No, quello di Bettino Craxi era dell'82. E l'altra deve essere stato un trattato che ha praticamente convalidato. Beh, non era molto importante. Quel trattato lì, lo ripetiamo per sempre, i preti sono pagati per ogni messa che dicono. Cioè esattamente come fanno le orchestrine che suonano nei locali notturni, che quando suonano una canzone poi in un registro scrivono il borderò, si chiama il borderò, l'ho compilato una marea di volte quando suonavamo. Scrivono esattamente. No, poi il bello è che facevo le fotocopie praticamente. Tanto è lo stesso, nel mucchio, no. Nella massa. Ma quello viene compilato per poi, diciamo, calcolare il diritto d'autore che va riservato a quel determinato autore della canzone. Però siccome non è detto che ogni volta uno dichiari la verità, molto spesso si facilita. Noi avevamo il borderò già in classifica. Sì, vabbè, voi avevate una serie di pezzi musicali, sì, che esatto, comunque facevate, certo, e quindi vi veniva normale in un certo senso. Sì. Però uno che voglia favorire un amico, un buon momento mette 10 volte una canzone, certo, invece di metterla di una volta sola. Certo, sola, certo. Proseguiamo. Serve un presidente, 3 promossi, nomine passe al Consiglio di Stato. E voi fidatevi del Consiglio di Stato. Fidatevi, cari amici, dei consiglieri di Stato. Qui c'è il patron di una TV ligure, deciderà della RAI. Anche questo è molto interessante in relazione alle interferenze del privato nel pubblico. E poi qui abbiamo qualcosina in più, adesso vediamo perché li ho tutti segnati. No, aspetta, ho visto una cosa, ho visto Romeo tace. Sì, qui è tutta una sequenza, è un sequel, è veramente una storia. Romeo tace, gli avvocati no, era emarginato in Consip, eccolo qua. Quindi poverino era una vittima, insomma. Per i suoi avvocati. Voglio vedere se poi li paga. E qui questi personaggi, io ve li consiglio, se vedi le fotografie di questi personaggi, vedi il classico guappo napoletano, mafioso, magari camorrista arricchito. Le fotografie, li vedi quelle facce, quei vestiti che affettano, sono veri guappi camorristico-mafiosi. È una cosa incredibile. La guapparia. Hanno in mano i destini del nostro popolo. Proseguiamo. Dalle malformazioni alla depressione, i figli della provetta rischiano di più. Beh, a me non fa nessuna compassione una cosa del genere. Vabbè. Io sono per la selezione naturale, sempre stato per la selezione naturale. È giusto che ci sia un vincitore e un vinto, o una serie di vinti. Perché così è nell'ordine delle cose. Ma il bello è che la cosa è ancora peggiorata. Ci sono delle signore che non vogliono le smagliature, che si fanno tenere il figlio nella pancia di un'altra. Allora, qui su queste cose noi abbiamo già fatto parecchi video. Quello che mi interessa sottolineare in questo momento è, ricordatevi, cari amici, una cosa sola, e soprattutto cari amiche, il figlio è il figlio di chi lo mette al mondo. La madre, ancorché non completa, è colei che l'ha partorito, va bene? Con buona pace per la Madonna, ma è certo, un altro discorso. Allora, ne leggiamo delle altre. Beh, guarda, è anche abbastanza, diciamo, accettabile il fatto che la Madonna sia stata, sia rimasta vergine. Ci sono casi che sì, sono... vabbè, ma io non volevo di questo. No, vabbè. Però, a parte che si può ricostruire il mene, quindi non è detto che... Assolutamente, era una prassi in uso negli anni
nei primi 50 anni del Novecento. Certo, ma anche adesso sì, la ricostruzione di Imene è una, per esempio si sa che Paris Hilton se l'è fatta fare più volte. Quanto era brava quella ragazza. Bravissima, proprio una ragazza veramente di cuore. Vergine per di cuore, procuro, per procuro, una vergine santissima. Una vergine di cuore, bisogna dire. Eccolo, questo è molto bello, noi l'abbiamo ampiamente documentato, l'abbiamo detto, e questo è un articolo del 4 marzo. Per fare la guerra di Hillary Clinton, l'Italia ha colpito la Libia e se stessa. È uscito un libro che voglio reclamizzare qui ai nostri amici. Leggo una decina di righe del commento, l'autore è Paolo Sensini. Denunciò per primo il grande inganno dell'attacco a Gheddafi, di cui fu testimone diretto nel 2011. Ora la storia ha dato ragione all'esperto di geopolitica. In quella zona... Vabbè, non è che ci voleva molto, No, vabbè, ma intanto lui è comunque un esperto di geopolitica. Sì, ma non per questo. Non per e l'ha scritto nei soliti giornali embedded quando era un po' difficile poterlo scrivere. Certo, no. Comunque no, adesso c'è scritto un libro, chi ne vuole avere la conferma... adesso gli diciamo anche il titolo del libro. L'autore in ogni caso è Paolo Sensini. In quella zona resterà il caos, anzi si allargherà. Quest'articolo è di Adriano Scianca. Ancora per molto tempo in Libia rimarrà il caos. Caos. Non è ottimista Paolo Sensini, storico ed esperto di geopolitica, che ha appena pubblicato per i tipi di HBook Libia da colonia italiana a colonia globale. Quello è il passaggio veramente letterariamente perfetto, da colonia italiana a colonia globale, perché ricordiamocelo, la Libia è stata una colonia italiana fino a quando la Clinton e il signor Sarkozy ce l'hanno portata via. Lo dobbiamo ripetere per l'ennesima volta: la Libia era la fornitrice di base. Non solo, ma Gheddafi aveva aiutato certe aziende italiane, tipo la Fiat. Quando queste avevano bisogno. Quindi le cose stanno così. Ecco a chi è stato fatto l'attacco, quante volte l'abbiamo detto? Infinite. Si tratta in realtà dell'edizione corretta e aggiornata agli ultimissimi eventi di un saggio già uscito nel 2011 all'indomani dell'attacco franco-americano a Gheddafi, le cui conseguenze scontiamo ancora oggi, e che ha un responsabile principale, Hillary Clinton, la stessa che solo pochi mesi fa veniva gabellata per l'ultima speranza per la pace mondiale contro il cattivissimo Donald Trump, e che invece ha nel DNA tratti quasi fanatico messianici. I libici ne sanno qualcosa. Che ruolo ha avuto la Clinton nell'aggressione alla Libia? Ecco chi sono i nostri nemici. E siccome quelli che hanno sostenuto e continuano a sostenere in Italia la Clinton sono sostenitori di una nemica dell'Italia, tutti i sostenitori della Clinton sono nostri nemici, perché nemici degli italiani. Non da e adesso. Come tali li tratteremo. Non da adesso. Dateci una possibilità e vi faremo vedere. Un ruolo, come emerso dai documenti messi a disposizione da WikiLeaks, enorme, gigantesco. Sembra che la Clinton abbia addirittura forzato la mano allo stesso Obama, che era titubante. Era la sua guerra personale, che ovviamente si inquadrava anche nell'ottica di portare a casa un tesoretto che sarebbe poi servito per le elezioni presidenziali. Praticamente voleva fare la sua campagna elettorale sulla pelle dei libici. Per e, non gli è riuscito, e non gli è riuscito. No, appunto, oltre preso tutto. In culo, in quel culaccio sporco e lurido. Altro che la Angela Kirchner, sì. Cosiddetta Angela Merkel, sì. La Rebecca. Ma è niente Kirchner. Quello ovviamente comunque sta facendo gli interessi della finanza europea, che molto spesso è contrastante alla finanza internazionale nordamericana. Questa è un'altra cosa, cari amici, che pochissimi di voi sanno, ma
ma che per noi è di una estrema importanza, e sicuramente qui Orazio avrà qualcosa da dire, ed è questo. Attenzione, è importantissimo, è quello lì. La complementarità della politica del genere. Pensa, i 100 padri divisi non vivono i loro figli. Aspetta che non si sente. Ci abbiamo di tutto, autobus, macchine, elicotteri, cazzo, che confusione. Ben 600 padri divisi non vedono i loro figli, siamo solo dei bancomat, e questa è una cosa gravissima. È stato fatto anche un film, e qui fanno la presentazione di questo film. Ma voi sapete qual è la gravità di non dare l'immagine del padre ai figli? Sì, a non dare una dei puntelli, una delle basi fondamentali della psicologia comportamentale nei rapporti degli altri, certo, con gli altri. Esatto, ti manca il padre. Vedi, io faccio un'altra illazione. Quanti restano, quanti padri muoiono, quanti padri muoiono ad esempio in guerra? Giovani, certo. Ma le mogli, in linea di massima, rimanendo legate alla figura del marito... E tra l'altro danno un'immagine, trasferiscono l'ideologia del esatto, marito ai figli, esatto. L'iconografia esatto. Il mito del padre, esattamente, ecco. Quindi quella serie di valori che costruiscono l'identità dell'uomo che cresce, esattamente. Qui invece siamo in una situazione opposta, veramente la priporta nella distruzione del mito del padre, lo so, quindi la priporta è del genere, l'esatto contrario, esattamente. La priporta del gender, perché laddove il padre non può avvicinare i figli, col concorso della magistratura, queste cose le conosciamo perché ci vengono riferite. Abbiamo denunciato il presidente del Tribunale dei Minori di Campobasso, esatto, 70 volte. Esattamente. Quindi la congiura c'è, ma la congiura è coinvolge soprattutto quei magistrati che fanno queste cose, e sono gli stessi che oggi autorizzano i matrimoni gay, l'adozione gay, che è una cosa gravissima. Sono gli stessi, per cui è una congiura. Noi l'abbiamo denunciato più di una volta, abbiamo anche detto che l'operazione è nata nel 1970 negli Stati Uniti, abbiamo tutte le prove, io ho letto. È il momento opportuno. In Italia è arrivata nel 75 con le leggi proposte dai radicali, esattamente, che sappiamo. I quali radicali o non erano controllati dal Mossad, esatto, dalla CIA, non eccetera. Facevano che riapplicare quello che era stato quello messo che gli veniva, già negli gli Stati veniva Uniti. Appunto quello che gli veniva imposto. Comunque queste cose le abbiamo documentate, cari amici, andatevele a vedere, e su Alba Mediterranea abbiamo fatto vedere quel libro che io ho letto in quel convegno organizzato dal nostro amico Raffaele Cavaliere, quindi è una cosa che si può vedere, ma la cosa è grave, si tratta di 600.000, cioè 600.000 pari ai caduti del primo conflitto mondiale. 600.000 No, ma la cosa più oscena in tutto questo è che io ho denunciato al TG3 della regione Abruzzo già nel 2003, in occasione della situazione in cui mi sono trovato coinvolto personalmente. Attorno non a tu questi tu mio cognato, cognato vabbè, tuo cognato. Io coinvolto da mio beh, cognato vabbè, cioè, e quindi in questo sporco affair, come si dice alla francese, che fa più immagine, ci sono coinvolti milioni, per non dire miliardi, di giri d'affari sporchi. Io avevo, certo, i miei nipoti che erano ospitati, fra molte virgolette, ma diciamo più imprigionati, meglio, in una cosiddetta casa famiglia, dove questi bambini erano trattati come schiavi, cioè apparentemente ben tenuti, ma asserviti a degli aguzzini che non avevano capacità paterna alternativa per dare un'immagine mascolina, positiva del padre. Una capacità di istruzione pari a zero, perché semi-analfabeti, capacità diciamo di esperienziale quasi nulla, perché addirittura non, vivevano in una casa non antisismica, in una zona sismica, costruita di tipo medievale, con infiltrazioni d'acqua dappertutto, con la fornitura di cibi scaduti,
addirittura io ho visto i miei nipoti che mi portavano le scatolette dei cibi scaduti, e in più senza nessun controllo, se non quello, diciamo, impositivo da carceriere, e soprattutto senza nessuna possibilità di aiuto e di interpolazione, interferenza e relazione con la scuola. Quindi la possibilità di quell'aiuto che danno tutti i genitori ai figli quando tornano a scuola, i compiti a casa, qualche certo. informazione in più, qualche delucidazione, la partecipazione attiva al consiglio scolastico e certo. quindi andare a sentire cosa dicono professori, maestri. La vera distruzione zero. Della famiglia. Tutto a questo tutto zero. Progettato a monte. Io li ho a fronte di questo nulla. Anzi, non solo del nulla, perché il nulla sarebbe zero. Questo è una, diciamo, fornitura di prestazioni a carattere negativo, quindi addirittura in formula algebrica a sottrarre, no? Esattamente. A sottrarre quello che dovrebbe essere positivo. Insomma, in tutto questo non c'è stato verso con i giudici e con gli assistenti sociali, denunciati, come ho detto, oltre una settantina di volte tutti quanti. Perché? Perché questi signori che fanno cosiddetto affido familiare prendono la bella somma dai comuni di 35 euro al giorno per quello che riguarda i comuni. In più, mio cognato, come genitore, pagava una retta di 900 euro al mese a ragazzo, se ne aveva due, si è spolpato per mantenere i figli. Io ho detto, fai una cosa semplice, vendi tutto, diventi nulla tenente, non gli dai un cazzo, vedrai che escono in tre giorni. Esattamente. Infatti, quando si è deciso a farlo dopo tre anni, dopo una settimana erano usciti. È un business. Questo ha motivazione di tutto quello che ho detto, ha sovrabbondanza motivazione di quello che ho detto, che è un business. Immaginate 600.000 persone che in parte pagano, in parte no, ma diciamo uno su due. C'è scritto qui, ma non lo so, non l'ho detto. No, qui. Guarda, leggilo tu. Più della metà dello stipendio va all'ex moglie e ai bambini, eccolo qua. Quindi diciamo 500 euro al mese, proprio per dire poco, per 600.000 fa... 600.000 no, 600.000 diviso 6, 2, 300.000 3 milioni, 30 milioni al mese di 30 euro. Milioni di euro al mese, quindi sono 4 miliardi all'anno di giro d'affari. Non solo, e se 4 miliardi a dire poco, quindi, se poi questi bambini restano con la madre, devono subire almeno nel 90% dei casi le offese che la madre fa nei confronti del padre. Quindi anche almeno... lì la distruzione del mito del esattamente, padre. Esattamente. Le isteriche istruzioni ai figli contro il mito paterno. Vaginali, una volta si chiamavano. Oh, e poi c'è un'ultima cosa che va detta qui, e che qui la metto come aggiunta perché è interessante. Allora, c'è un noto, notissimo professore di sociologia che si chiama Domenico De Masi, detto Mimmo De Masi, il quale deve essere andato in pensione poco tempo fa. Beh, a un certo punto, intanto non se lo fidava più nessuno, anche se è stato un grande personaggio, insegnava alla facoltà di sociologia dell'Università qui, della Sapienza di Roma, nella sede di Via Salaria, sono andato a sentirlo più di una volta. Ah, sì. Aveva e continua a avere una visione molto ottimista, e un ottimista per natura, aveva una visione molto ottimistica del futuro, trovava soluzioni. Un povero coglione. Direi di sì, trovava soluzioni, vedeva tutto in positivo, come dicevo, tutto rosa, e mo l'hanno ritirato fuori perché deve vedere tutto rosa. Certo. E che cosa ha detto? Una delle ultime interviste che gli hanno fatto fare in televisione. Pensate un po' che cosa ha detto. Vabbè, i coglioni stanno lì a posto. Sì, appunto. E l'ha detta grossa. La voglio dire perché è importante. Dice, tutte queste famiglie che non riescono a avere figli, beh, dice, ci sono talmente tanti bambini da adottare in Africa, cioè nell'Africa settentrionale, ha detto lui, Tunisia, Marocco, Algeria, Libia, quali sono i problemi, ha detto il buon Mimmo De Masi. Così perdiamo anche la genetica, oltre esattamente. Che, oltre che la che morale, poi, la cultura, la civiltà, eccetera. Anche la memoria genetica, esatto, oltre che la memoria esatto, culturale. Esatto. Allora, qui c'è
un altro è quello che vogliono loro. Qui c'è un bellissimo articolo di un noto magistrato cattolico, autore di moltissimi libri, che credo che adesso risieda a Bologna ed è stato per lungo tempo magistrato al Tribunale di Ravenna. Si chiama Francesco Agnoli. La caccia alle notizie false è soltanto un modo per sentire l'informazione. Ah, la legge del cazzo che vogliono approvare adesso. Esattamente. Vabbè, non c'era bisogno che lo diceva lui. No, è palese, la palissiamo. Noi sì, no, è palese. Intanto noi lo diciamo. Intanto mi piace leggere un pezzettino di questo splendido articolo di questo intellettuale cattolico, che è quello che dice, lo dice sempre a ragion veduta, anche perché ci aggiungiamo alcune cosette tra quelle che noi diciamo abitualmente. Ovviamente leggiamo soltanto una minima parte, perché qui è un lungo articolo che dice molte, moltissime cose. Ai censori spaventati dal fatto che la rete rende più democratici pubblicazione e accesso alle notizie, bisognerebbe ricordare che da almeno 20 anni, per non andare troppo indietro, le fake news più incredibili, gli allarmi infondati più assurdi, per utilizzare le stesse... Basta vedere gli allarmi emanati dalla farmaceutica ufficiale, esatto. No, sull'HIV, sulla lingua rossa, sì, ma la lingua rossa, la lingua blu, la viaria, la viaria, tutte inventate, tutte costruite e dimostratamente, scientificamente costruite attraverso tutta una serie di articoli allarmanti. Per coglionare i soliti conti, ovviamente. Esattamente. Anche adesso sta uscendo fuori tutto il discorso dei vaccini. Ricordiamoci che il 24 del mese ci sarà la manifestazione del Comilva, Comitato Italiano per la Libertà di Vaccinazione, qui a Roma al Parlamento, che è importantissimo. Vogliono obbligare, siccome hanno queste eccedenze, no? Vogliono obbligare proprio obbligatoriamente a fare i vaccini. Quindi sappiate che esiste questo Comilva. E poi sappiate anche che tutte queste invenzioni, sempre per vendere i vaccini, sono state ampiamente studiate a livello dell'Istituto Superiore di Sanità da alcune commissioni, alcune delle quali ha fatto parte anch'io, che ha analizzato uno per uno tutti gli articoli pubblicati sui giornali in relazione a queste cose. Voglio ricordare anche che nei vari istituti di sociologia a livello mondiale, delle varie università mondiali, uno molto importante è di una università del Canada, proprio fanno Vancouver. Degli studi. No, ce ne stanno tante lì, adesso non mi ricordo. Beh, ce n'è una che abitualmente prende in considerazione tutti gli elementi di congiunzione tra gli interessi delle multinazionali del farmaco e gli articoli che vengono pubblicati sulla stampa, tra cui è una delle cose più interessanti che quando escono degli articoli relativi a un sempre, farmaco, sì. Che la grande finanza internazionale va a coinvolgere, a insediarsi e a dominare quei campi dello scibile umano, a partire dalla cultura, a quella finanziaria, al tema industriale e quant'altro, dove c'è da massimizzare i profitti. Esattamente. Dove appunto non a caso controlla la finanza e la moneta, perché è il campo dove c'è il massimo guadagno assoluto a livello di percentuali del 100.000%, 1.000.000% e cose del genere. Esattamente. Ma il campo della farmaceutica anche per esempio delle telecomunicazioni sono due campi dove le percentuali guadagno di utile sull'investito raggiungono quei livelli del 10.000-100.000%, cose del genere. Esattamente. Quindi immaginate, è vero che costa ricerca per trovare un medicinale? No, è vero, la ricerca costa sicuramente, sì. Però loro possono contare sui pivot, cioè medico conquistato ti garantisce una marea di vendite. È chiaro. Quindi immagina un po'. Immaginate gli elementi essenziali che compongono una pasticca o un vaccino che pesa qualche milligrammo.
Beh, il vaccino è peggio, perché il vaccino non deve rispondere di nulla. Infatti. Qual è la differenza, lo diciamo per l'ennesima volta ai nostri amici, certo. Qual è la differenza tra un farmaco e un vaccino? Che mentre il farmaco comunque deve passare una serie di, ma di, no, di selezioni, deve di analisi, dimostrare comunque una certa efficacia. Certo. Il vaccino no, lo devi dare prima. Che chi dice che non solo, ma tutti i lavori che uscirono quando funzionava ancora un centro di studi sulle vaccinazioni presso l'Istituto Superiore di Sanità, e tutti gli studi che furono fatti all'epoca, soprattutto per quanto riguardavano la vaccinazione antinfluenzale, ricordo che un anno che quelli che avevano fatto la vaccinazione si sono ammalati tutti di influenza, quelli che non avevano fatto la vaccinazione non si sono ammalati. Tipo il nostro amico che doveva venire oggi. Esatto, che casualmente. Casualmente ha fatto la vaccinazione. Ma quindi si è ammalato. Potrebbe essere. Vabbè. Allora, volevo dire, c'è una pubblicazione di un istituto di sociologia, e vi parla anche questo, molto importante, del Canada, che dimostra come, che ha dimostrato, continua a dimostrare, perché vengono presi in esame tutti gli articoli relativi a un nuovo medicinale, e il riscontro è che non vengono mai detti gli effetti secondari. Questo è interessante, no? Se vuoi dare l'informazione, se no non dai l'informazione. Pare ovvio, no? Ci sono moltissimi farmaci per i quali gli effetti secondari superano di gran lunga gli effetti positivi, qualora ci fossero. Bisognerebbe ricordare che da almeno 20 anni, per non andare troppo indietro, le fake news più incredibili, gli allarmi infondati più assurdi, per utilizzare le stesse parole del disegno di legge repressivo, ce le propinano proprio le fonti più autorevoli, i governi, le televisioni di Stato, i grandi giornali. Questo è un articolo che scrive non un giornalista qualsiasi, ma un ex magistrato, o forse ancora in funzione come magistrato. Qualche esempio è quello che volevo per ricordare. Buono, laudetur priapus. Laudetur semper. Laudetur priapus. Laudetur semper. Ave Priape. Ave Priape. Priape eleison. Priape eleison. Priape audinos. Priape audinos. Priape exaudinos. Priape exaudinos. Proseguiamo. Qualche esempio. Molti ricorderanno la prima guerra del Golfo, cui il giornalista Renato Farina, che poi l'hanno accusato de peggio e de più, no? L'hanno messo sotto indagine, sì. Sotto processo, e se l'è cavata dopo 3 o 4 anni, sì. Quindi non è stata... L'avevano mandato via dall'ordine del giornalista. Gli avevano detto che l'avevano accusato di essere un infiltrato della CIA. Sì, non della CIA, dei servizi segreti italiani. Anche del Mossad. Sì, comunque... cui il giornalista Renato Farina sul sabato del 23 marzo 1991 dedicò un articolo significativamente intitolato De Bello Ballico. Bella, allora il governo USA, e di rimando tutti i grandi media occidentali in coro, ci raccontarono che Saddam Hussein guidava il quarto esercito del mondo, che possedeva depositi di armi chimiche e di armi di distruzione di massa, che avrebbero messo in pericolo Europa e Stati Uniti. Infatti, per mesi fummo bombardati da una propaganda assolutamente falsa, mentre le voci alternative e critiche non trovavano spazio, essendo la rete all'epoca affare di pochissimi. Durante quella guerra le televisioni ci fecero vedere telegiornali in cui scene... Nel 91 ho visto una statistica, io ho cominciato nel 93, nel 93 eravamo circa 10.000 persone che andavano in internet. Certo, e adesso che ci sono spaventati, adesso che come al solito ne prendono atto fortunatamente per le rivoluzioni internazionali, con un leggero ritardo, perché questi idioti sono talmente cretini che credono di avere il posto tranquillo in eterno. Sì, e le loro sedie sempre da tramandare ai figli, oltretutto. Allora, per mesi fummo bombardati da una propaganda assolutamente falsa, mentre le voci alternative e critiche non trovavano spazio. Durante quella guerra le televisioni ci fecero vedere
telegiornali in cui scene del film Top Gun di Tom Cruise venivano spacciate per immagini della guerra in corso. Un cormorano, ti ricordi il famoso cormorano? Sì, quello del bitume. Quello del bitume. Sulla piazza. Un cormorano ricoperto di petrolio fece il giro del mondo per simboleggiare il disastro ambientale provocato dal perfido Saddam. Ma si trattava di un'immagine risalente a un'altra guerra, quella tra Iran ed Iraq, di circa 10 anni prima, la ricordo benissimo. Come no? Che lì praticamente si massacrarono 600.000 morti. No, un milione. No, 600.000 morti solo tra gli iraniani. Eh no, tutto un milione. Tra iraniani un milione di morti. E tutti giovani oltretutto. E la seconda guerra in Iraq, il 5 febbraio 2003, l'allora segretario di Stato degli USA, Colin Powell, tenne un discorso al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in cui parlò di fantomatiche armi batteriologiche in possesso dell'Iraq. Con grande enfasi mostrò ai rappresentanti degli altri paesi una fiala che conteneva una polvere bianca, l'antrace, e spiegò che Saddam avrebbe potuto produrre e usare contro l'Occidente quantità enormi di quella polvere micidiale. Io chiudo qui perché l'articolo è molto più lungo e è molto interessante, eventualmente lo ripeteremo qualche altra volta, perché mi sono soffermato sull'antrace, perché proprio l'antrace, che era di produzione pubblica americana, fu privatizzato da Bush costrinse. A proposito di menzogna e di travisazione, no? Mi è venuto in mente adesso. Ma noi, su 60 milioni di italiani colti, incolti, capaci, incapaci e quant'altro, possibile che non abbiamo avuto la possibilità di rimediare un vice segretario all'economia in Italia? Abbiamo dovuto andare a prendere un scalzacane, un trafficante di basso livello israeliano che si chiama Gold, qualche cazzo, certo, inerente il gold o geld, manco mi ricordo che il significa nome esatto. Oro, ricordiamocelo, che è vice ministro dell'economia dietro a Padoan, certamente, quindi fra fratelli, cioè, fratelli non si intendono bene, non si morsica, no, ma si intendono anche bene, esatto, culturalmente, linguisticamente, non sai che, ecco, linguisticamente non sai che lingua parlano tra di loro. Soprattutto quando parlano fra di loro è difficile capirli, oltretutto. Esattamente, già non si capisce per le cazzate che dicono, oltretutto. E quindi, per tornare al discorso, anche questa è una formula di mistificazione, di travisazione e di anche balla tutto, certo, a tutto tondo, perché che bisogno c'era, con tutti i disoccupati, incapaci, incompetenti, esatto, in economia e commercio che sfornano la Bocconi, la Luis e compagnia bella, e la Sant'Anna e quant'altro. Soprattutto la Sant'Anna. Che c'è bisogno di andare a Israele e aspettare di dare la cittadinanza, sì, 5 anni prima per fare intravedere un briciolo di logica in tutta questa operazione? Ecco, questo è il sistema adottato dalla lobby internazionale del potere, che poi è più o meno sempre la stessa in tutti i campi. Esattamente. Che decide autonomamente tutto quello che c'è da sapere, da fare, da produrre, da agire e compagnia bene. Esattamente. Quindi questo per quanto riguarda il motivo fondante di questo discorso, cioè che bisogno c'è della travisazione, della mistificazione della verità, quando la verità dovrebbe essere lineare. Esattamente, perché loro vanno avanti così, certo. Tra l'altro si cambiano sempre il nome. Hai mai chiesto per quale ragione questi personaggi cambiano sempre il loro cognome? Perché devono abbandonare il loro pregresso, pulirsi l'anima, no? Io non cambierei mai il mio cognome, la fedina penale, no? Anche se fossi figlio di una grandissima mignotta. E cioè figlio, come, mi perdoni Matteo Renzi se parlo male della santa donna di Solano. Io so che è una santa donna, per aver sposato un tipo come Tiziano, guarda, una vera santa donna. Anzi, là qui c'è una chiesa
la consigliamo di venire qui, così quando muore metteremo una loro, una sua immagine qui in questa chiesa, no? Ecco. Allora, voglio dire che ovviamente non se lo ricorderà più nessuno, l'Antrace fu privatizzato, l'Antrace fu acquistato da una delle tante ditte di proprietà di Bush, e poi fecero una legge che imponeva a tutti i militari di vaccinarsi contro l'antrace, e quelli che rifiutarono di fare la vaccinazione furono cacciati via dall'esercito, compresi altissimi gradi, i quali sapevano perfettamente qual era l'operazione. Non solo, ma per piegare e spaventare il Parlamento americano fecero girare, te lo ricordi, certe buste piene di antrace, per cui morì. Sì, talmente idiota che le leccò, sì, e morì. Un senatore è morto, ed è morto anche il postino. Ecco, siamo a questi livelli, cari amici. Io ve li voglio ricordare perché capiate che quando si prende qualcuno e lo si annega nella merda, è la minima cosa che gli si può fare nel suo interesse. No, ma, per esempio, no, un'altra cosa che veramente è oscena è la chiusura delle indagini su Rossi, quello che è stato suicidato, sì, del Monte Paschi di Siena. Esatto, quella è la cosa più bella. No, è una delle cose più... È caduto all'indietro, sì. Ma soprattutto vogliamo andare a fare le indagini quando è uscito fuori il video di quei due che lo vedono lì stramazzato, sì, per terra, lo guardano come guardare un cane, sì, morto, no? Sì. E dire ma sarà morto, sì, vabbè, lasciamo perdere, non vale la pena manco di chiamare l'ambulanza. Cioè, ma no, è chiaro, avevano ragione. Siccome uno che cade da un quarto piano del Monte Paschi di Siena è molto rischioso, se lo prendi ti possono accusare te di averlo ucciso. Certo. Ricordiamoci che, certo, come racconta Collodi, Collodi cosa racconta? Che Pinocchio, che era stato derubato dal gatto e la volpe, no? E poi i carabinieri hanno Pinocchio, arrestato Pinocchio, certo, e cazzo, volevi scherzare, amici. Certo. E per rientrare sempre su queste cose, e qui le dobbiamo dire anche queste, ecco. Questa è bella, proprio. Non sapevo che ne parlasse. Che è sempre la verità. La verità c'è tutto, ve lo consiglio veramente. Equitalia, lo schifo dello 0,05%, doveva farsi dare 800 milioni dagli evasori, ha recuperato 400.000 euro. Il paradiso fiscale può attendere, il calzolaio di Carugate no, quelli che vi stiamo per svelare sono i dati finora sconosciuti che certificano una verità purtroppo assai nota. La mano feroce di Equitalia sa battersi senza pietà su poveri cristi, commercianti, artigiani, financo pensionati, che hanno il torto di sgarrare per qualche centesimo nella battaglia sotto costo. Ma se voi provate a mettere in piedi una maxi evasione con sede fittizia nelle isole Cayman, è vero Matteo Renzi? È vero Tiziano Renzi? Ce l'ha pure lui, ovvero, appunto, in Lussemburgo l'ha portato di lui, ma è uguale, insomma. È vero, mamma, sempre un paradiso Matteo fiscale. Renzi. No, una cosa da dire: è mai possibile che esista la Comunità Europea che impone tutta una serie di vincoli a tutti gli Stati e poi ci abbiamo all'interno della comunità fondata, quella dei sei, quella originaria, cioè abbiamo, esatto, uno Stato che è un paradiso fiscale, non solo, e che campa solo su quello. Non solo, ma il capo di quel paradiso fiscale ci permette di fiscalizzare gli altri europei, oltretutto, ce lo dobbiamo ricordare. In un mondo in cui l'assoluta illogicità e incoerenza è principe, è una cosa folle, questo mondo è una cosa folle. Ripetiamo, isole Cayman, Antigua, Jersey e Bermuda, vero mamma di Matteo Renzi, vero Tiziano Renzi, veri amici di Tiziano anche, Renzi. Anche, ricordiamoci, anche il Costa Rica, dove il signor Beppe Grillo c'ha una serie di società, quindi non è che anche lui che fa rivoluzionario sia molto meglio. Doveva investire dei soldi da tanti, li ha fatti tanti, in quelle sue trasmissioni, in cui ovviamente... trasmetteva il suo verbo, che poi lui è stato il primo a non applicare, no? Ecco.
Quindi Antigua, Jersey, Bermuda, siete praticamente sicuri di farla franca. Gli 007 delle tasse infatti sono implacabili quando si tratta di colpire un poveraccio, ma mai quando si tratta di colpire i loro sodali, i loro amici. Ricordiamoci che Equitalia è un'associazione, una pura associazione a delinquere. I membri di Equitalia, dal primo vertice all'ultimo, sono fuori legge, per la ragione che tu devi dire adesso. Non ho seguito di solito. No, Equitalia è fuori legge perché i dirigenti... Circa 700, anzi esattamente 767 dirigenti generali, direttori generali dell'ufficio delle entrate, non di Equitalia. Sì, ma contemporaneamente, no, parallelamente. No, ma i direttori generali sono quelli, i mandanti di Equitalia. Esattamente. Quindi Equitalia agisce su, per conto e su incarico dell'ufficio delle entrate, quindi non ce lo scordiamo mai. Quindi, essendo tarato di malattia il vertice, al vertice, cioè il mandato di incarico. Stavo ascoltando che lei parla meravigliosamente il greco. Beh, tipo prima, il greco è una lingua meravigliosa. Ne credo. Io sono da anziano in Grecia. Non riesco a parlare questa lingua meravigliosa. È vero, sempre stata una grande lingua. No, vabbè, tanto più. È sempre stata una grande lingua. E il fatto che vogliono dimenticarla perché è una lingua talmente iperlogica. Che costringe a pensare. Invece qui vogliono una massa di teste di cazzo, è vero, i quali ovviamente facilmente non malleabili. Facilmente malleabili, pecore, come Roberto Gervasio ha definito gli italiani, pecore anarchiche. È la cosa, la definizione più bella da rimanere nella storia. Pecore anarchiche. Ma io stavo tanto altro, salgo su un autobus. E mi domando, ma è possibile che un popolo si sia rimbambito in questa maniera? È bravo! Tutto il giorno. Sì. Sono 8, 9, 10. Ma dico, ma è possibile che il cervello non hai altro da fare che sei tutto il giorno questo pezzo di plastica? Esattamente, un condizionamento da niente. No, è proprio un rimbambimento collettivo, però è voluto. È tutto voluto. Guardi, noi stiamo facendo una ripresa adesso su questo tema. Per denunciare tutto. Noi ci occupiamo di controinformazione da lui da 70 anni. Io sono Saccardo, lei? Giorgio Vitali. Orazio Verniani. Ma sei giornalisti voi? Lui sì, è ufficialmente sì. Iscritto, io faccio il giornalista. No, noi siamo iscritto. Giornalisti, insomma. Oh cacchio, sappiamo il tesserino. Vabbè. No, freelance, siamo giornalisti. No, freelance. Io sono giornalista, però ormai sono in pensione, per cui mi sono ritirato, come anche cancellato dall'ordine, tanto non valeva la pena. No, sì. No, sai quando me ne sono andato? Sì. Mi fa il corso di aggiornamento. Ci vuole sapere, così riprendiamo anche lei? Grazie, sì. Ho detto, dopo 30 anni di gavetta, non ho mai fa scritto per grandi quotidiani, sono aspetta che... Allora, lei lavorava al giornale Italia? Sì, sì. Allora, aspetta, che allontano un po'. Saccardo. No, io non ci sono più nell'ordine. Giorgio, dovresti tirare un po' più vicino. Dovreste stare un po' più vicini. Se no, non c'è. Ho detto, ok, così ci entriamo tutti e tre. Andate in malora voi, corso di aggiornamento. Certamente. Dovrebbe essere. Il giornalista non si può più fare in un paese schiavo come questo. No, ma dici le cazzate. No, dalla mattina alla sera. Ma no, ma ancora peggio di lasciamo perdere di gente che ha preso il tessere professionista, si sa come l'hanno preso. Ah, lo sappiamo. Sappiamo anche quello. Tenetevela, non mi interessa più, sono fuori da tutto. Noi abbiamo questa tesserina simpatica. Ah, sì. Presso. È un'associazione internazionale. Certo. È interessante. Ma certo, in fondo questa comunque, che poi è l'unico paese al mondo dove esiste l'ordine, perché... No, c'è anche in altri paesi, ma sì, in realtà l'ordine è nato con lo scopo di tutelare la libertà e l'indipendenza dei giornalisti. Si è trasformato, come tutte le cose in Italia, si è trasformato in un elemento di controllo. Una casta. Ma nemmeno un elemento di controllo per conto dei loro signori. Perché ai vertici ci stanno sempre quelli che sono legati con loro signori. E questa è la verità, capito? Ma c'è un nostro amico che è iscritto a un ordine, non dico quale, e quest'ordine, il presidente, fa il presidente da 35 anni. Allora, questo c'è qualcosa... È possibile, secondo lei? Allora, quando la carica dura 3 anni? Non è possibile. Non si può fare, ci deve essere un ricambio, no?
Ma qui, allora lui ha fatto più di un ricorso, quello è il presidente dell'ordine, gli ha denunciati le peggio cose, no, non solo, ma il consiglio dell'ordine li ha cacciati via dall'ordine. Oh, ma si rende conto? Ma è contro la comunità europea, perché un giornalista francese è venuto in Italia per lavorare per il direttore di un giornale, ha detto lei non può fare il direttore, perché lei non ha scritto l'ordine. Quale ordine? Ma se sono comunità europea, ma come viene a dire che io non sono giornalista? Tu chi sei per dire che io non sono giornalista? Devi fare l'esame di Stato, ma sei cretino? Cioè, ma è così, da piare in giro la gente. È tutto. Siamo in un mondo demenziale. È tutto così. Questo giornale qua, La Verità, si salva per questa ragione, che il direttore Maurizio Belpietro. Vabbè, sarà quello che è. Però. No, bravissimo. No, è gamba, c'ha coraggio, bravo. Maurizio Belpietro, che se n'è andato via da Libero, perché il Feltri l'ha cacciato via perché voleva che sostenesse il sì all'infame referendum. Certo. Lui che cosa ha fatto? Ha chiamato vecchi e collaudatissimi giornalisti a collaborare con lui. Qui in questo giornale qui abbiamo fior di articoli, perché sono per lo più giornalisti in pensione, i che quali non hanno più niente da perdere. Non hanno più niente da perdere, scrivono con la loro vecchia esperienza di vecchissimi giornalisti. Uno di questi è anche Giampaolo Panza. Ho comprato l'ultimo libro suo, che cito adesso. Sì, l'ha preso? Sì. Eccolo qui, gamba, manifesto Panza. Dei vecchi, siamo il pilastro della democrazia. Questo è Panza, non è l'ultimo venuto, anzi diciamo che è il giornalista scrittore più acquistato d'Italia oggi. Ma ha detto delle verità, ha avuto un coraggio. Sempre. Anche anni fa, quando era più difficile. Ma come, non lo odiano, lo contestano. Ma l'Italia hanno sempre odiato chi dice la verità. Esattamente. E la verità è cruda, è scomoda da digerire. Perché i comunisti odiavano Fenoglio? Quel bellissimo libro che era Il Partigiano Giovane. Il Partigiano Giovane era senza odio, senza rancore. Sì, ma raccontava delle cazzate. Comunque lasciamo stare. No, ma caso, tanto di cappella a Fenoglio. Un romanzo, voglio dire, un romanzo dove c'era una pietà per il vino. Questo è verissimo. C'erano i sentimenti. Esatto, allora lo odiavano, per questo bisognava essere perché c'è da essere l'odio. Dopo 60 anni ancora siamo ancora con l'odio. Certamente. Basta dire che adesso quello che è successo ieri a Napoli, che Salvini viene accusato di fascismo da quelli che sono fascisti più dei fascisti, di quelli dei centri sociali, sono più intolleranti, più dementi, più accusatori impropri di azioni che loro fanno e scaricano sugli altri. È una reversione logica, no? È tutto l'odio verso chiunque dice una verità o che non è allineata. Esattamente. Da fastidio. Perché non solo, perché c'è una marea di gente. No, anche perché non la capiscono, non essendo abituati a ragionare, non la capiscono e quindi non l'accettano. Non c'è solo Pasolini, per tutto quello che era, nel bene e nel male. È meno male, sì, che di quanto. Pasolini? Pasolini. Pasolini. Con le lettere luterane, quando ha cominciato a dire certe verità che da adesso esistono, non ci conosceva più nessuno, perché erano tutti con i capelli dentro il collo, non voleva più lavorare. Pasolini è diventato antipatico. Certamente. Hanno detto, è naturale. È un fascista. E l'hanno pure fatto fuori, oltretutto. Ma non so se l'hanno fatto fuori, non so se c'è questa storia. L'hanno fatto fuori perché ha pubblicato Petrolio. Non l'hanno fatto fuori, l'hanno fatto fuori. Quando ha pubblicato Petrolio è stata la sua condanna a morte. La sua condanna a morte è quando lui ha scritto io so ma non ho le prove. Certo. Allora siccome non hai le prove te facciamo fuori. E riguarda i servizi segreti, e riguarda tutte le operazioni segrete che erano dietro dal 68, sì, agli opposti estremismi, tutto inventato da loro signori, sì, del fatto che, e siccome lui poteva essere una penna pericolosa, e lui quando poi c'è stata la riprova, che la riprova che non aveva prove nascoste da qualche parte, l'hanno fatto fuori subito. Ma sono loro, sono sempre i loro. Hanno fatto un bel tranello, gli hanno fatto. Il tranello è stato splendido, ma lui c'è cascato. Tranelli si fanno a chi c'è casca. Sempre il tordo lo acchiappi attraverso la sua esca. Esatto. È normale, se tu sei, c'è il vizietto, e io quel vizietto lì ti acchiappo. Mi raccontavano che
quando andò in Yemen a girare un film, dicono, questo prima o poi lo fanno fuori perché andava a cercare maschi in giro pericolosissimi. E certamente. Prima o poi cioè, questo lo accoltellano da qualche parte, gli è andata bene. È andato a morire a Roma. È così, ma è così, come ha detto lei. Allora completiamo questa cosa. Ma lei quando c'era il Giornale d'Italia? Quando c'era Vitangeli, Giorgio Vitangeli? Il Giornale d'Italia, dunque, io l'ho contratto come redattore nel 99. Ah, nel 99? Che aveva fatto un passaggio di proprietà con un certo Bassoli, il quale, a dire la verità, il giornale era stato rilanciato. Sì. Poi questo è stato finito in prigione. Ah, è vero. Perché ha distratto i fondi dell'editoria, insomma, certamente, e beh lì sì, in quelle situazioni lì si finisce così perché quando non c'è soldi. Peccato che la testata storica fondata nel 1901, sì, ma è stata una grande testata. Un mio zio è stato inviato speciale e poi è passato a Corriere della Sera, è stato inviato speciale negli anni 50 del Giornale d'Italia, quando c'era, mi pare, come direttore Santi Savarino. Il giornale che è fondato appunto da. Ed è stato all'epoca, cioè quando all'inizio del Novecento, era il più importante giornale d'Italia, l'equivalente al Corriere della Sera. Direttore fondò Sidney Sonnino e Bergamini. Sì. Pensi che c'è un libro bellissimo che ho avuto la fortuna di trovare e che posso dire sinceramente qualcosa ho fatto, perché andiamo a girare per librerie, è un libro dalle lettere. Ah, delle lettere? Sì, che poi quelle di Firenze. Sì, che poi appunto c'è Sergio Romano, infatti via dicendo. E c'è questo libro, I diari segreti di Vittorio Emanuele III. Praticamente le lettere c'è la mano grossa, c'è Perfetti. Ah, certo. E c'è i diari segreti di Vittorio Emanuele III. E raccontava per filo e per segno come Bergamini, sì, è stato l'unico a vedere questi famosi diari, sì, che sono andati distrutti. Ah, sono andati distrutti? Sì, da Vittorio Emanuele, da parte di Vittorio, dai parenti, dai frati, figli, sì, di Vittorio Emanuele III. Sì. E noi siamo stati l'unico giornale che aveva fortuna anche la prima di sparare. Poi questo fatto è importantissimo, che poi era un momento di crisi dei giornali, cioè non potete, voi che giornalisti non potete permettere che giornali questa storia vada a finire così male, altrimenti loro ci sono fregato altamente. Vespa poi ci ha ripreso, ci ha letto, perché la settimana dopo, porta a porta, si parlava appunto dei diari segreti di Vittorio Emanuele III. Ah, non ne so assolutamente nulla io. Ma di quanto tempo fa? Stiamo parlando del 2005, è uscito questo libro. Però se va su internet, penso che dovrebbe trovarlo. Diari segreti di Vittorio Emanuele III. Sì, che ma che facevano? Riguardavano anche le tendenze sessuali del figlio? Pare di sì. Pare proprio che lui, Umberto, abbia detto di distruggetelo, perché insomma. Ah, certo. Almeno così dicono. È molto probabile. Potevano anche essere quei documenti che aveva Mussolini con sé quando fu catturato, perché Mussolini aveva un intero dossier relativo a Umberto II. Sì. E comunque era un galantuomo, perché per altre cose, per dire la verità. Vabbè, quanti omosessuali sono galantuomini? No, ma per di no, perché loro sempre... Spadolini, per esempio, no? Era una persona per bene, insomma. No, ma la misura era un uomo di grande cultura, un vero galantuomo. Di essere un debole, quella realtà, si è trovato dei giochi mai fatti. Certo. Non fare niente. Certo. No, ma poi c'erano le volontà internazionali, che era quello che era, e non aveva la forza di poter reagire qualora avesse voluto farlo, perché c'era da piantare la grana sul referendum, e la grana va piantata al momento giusto, nel posto giusto, ma siccome in quel caso erano gli Stati Uniti e il Vaticano che erano interessati a togliersi dai piedi un eventuale ostacolo al potere, al potere della democrazia cristiana, perché un re sarebbe stato ovviamente... Cioè, avrebbe avuto un comportamento indipendentemente dai vari collegamenti, però un re avrebbe gestito lo Stato italiano in maniera meno per un automatismo, non perché questi fossero chissà che, meno servile nei confronti dello Stato e della Città del Vaticano, tanto per dirne uno, è chiaro, quindi erano tutti lì a volere la Repubblica.
poi con la disinformazione. Questi sono i nostri riferimenti. Sì. Ah sì, sì, posso tenere. Come no, sì, per lei. Grazie, sì, sì. E poi mi dica ancora, io ricordo del giornale d'Italia, c'è Giano Accame. Accame, grande Accame. Giorgio Vitangeli che si chiama come me. E poi, aspetti, E come c'era, da come si chiamava? De Simone, no, Simoni, che è stato direttore per un certo periodo. Simoni, no. Nel 2000 era ancora... Beh, vabbè, non mi ricordo altri titoli. Quando l'amministratore per un certo periodo l'ha fatto Lamberto Rocca. Sì, poi è arrivato la prima rete privata, aveva il giornale d'Italia. Sì, certo. Lì a via Parigi. A via Parigi io sono andato per lungo tempo a fare delle interviste. Perché poi è passato... Inizialmente era un video di Longobardi, mi pare. Come no, per Bacco, certo. Era di Longobardi, ma prima ancora era di Monsignor Pintonello. Stiamo registrando, eh? Sì, ma queste cose sono notizie che noi diamo ai nostri amici, perché i nostri amici sappiano che noi siamo... Televisione? Abbiamo vari canali video. Se su... mi vuol vedere, sì. Dove... Lì, su albamediterranea.com. Albamediterranea.com. Quando la trasmettete questa? No, questo lì... viene messa su un Alba Mediterranea. E lì a disposizione uno va lì, clicca e se lo vede. Sul computer? Ma, comunque... Senti un attimo, faccio vedere un attimo se c'è. Sì, fammi vedere come si fa. Ma Umberto, che va la leggenda che fosse un debole, un... Ma loro sono generalmente dei deboli. No, 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 ma... Quelle tendenze particolari. No, ecco, se lei va su YouTube, questa qua, sì, www.youtube.com, user Albamed, le appare tutto un elenco di molti anni di video, video visibili. Sono migliaia, sono migliaia. Lui non aveva futuro, Umberto, perché anche se fosse stato re, Mussolini lo avrebbe tolto di mezzo, perché era precisamente antifascista. Ma soprattutto lo era Maria José. Ma lui, il momento stesso in cui Mussolini prende le prerogative di capo delle forze armate, sì, era la prerogativa del re, certo, si frattura il rapporto da monarchia. Giusto, laudetur priapus, laudetur sempre. Eleison, priape eleison. Allora, questo è importantissimo quello che ci sta dicendo in questo momento. Allora lui, se prende una storia contemporanea, appunto, dietro a Francesco Perfetti e Sergio Romano, una rivista di numero uscito circa 3 anni fa, ma che comunque... Io ce l'ho quasi tutti. Esatto. Poi non ho più pagato l'abbonamento perché non c'avevo più soldi. No, io mi sono stufato perché lo compro bene, ma che mi vede andare a cercare ogni volta, mi dico, se lo tenete va bene. Il problema è che lui era... così scrive una storia contemporanea, ormai è stato avvicinato da Farinacci, sì, quale per una serie di motivi era andato in luce al luce, e lo avevano contattato per cercare di rovesciare Mussolini, sì, anche perché lui sapeva che non aveva futuro, perché il fascismo l'avrebbe tolto di mezzo. Certo. A quel punto poi disse sì, ma io non posso rovesciare mio padre, certo, anche perché siamo nel 38, c'è la presenza, sì, di Hitler, certo, qui si vedrebbe un caos, una rivoluzione, esattamente, il congresso di Monaco, come andremmo a finire, certo, per cui desistette da questa operazione. Comunque, sì, lui era un uomo che aveva delle idee, perché purtroppo addirittura racconta che aveva Duca d'Acquarone che spiava, origliava alla porta per sentire cosa diceva lui al padre, non era manco consentito parlare, che c'aveva questa casta che lo dominava. Certo, certo. Una situazione certo, certo. No, lui ha avuto anche quel grande deficit, essendo omosessuale, non poteva avere quell'appoggio che comunque avrebbe avuto qualora si fosse mosso da persona normale. Sai, metti lì anche nell'ambito dei vertici dell'esercito, a dar retta a quello, insomma. All'epoca era un clima un po' maschilistico, insomma, era poco consigliabile. Sì, l'uomo è stato bruciato, però poveraccio, è stato bruciato anche nella cosiddetta eredità. Noi sappiamo perfettamente che i suoi figli, detti figli, non lo sono, meno la prima, Maria Pia, e gli altri non lo sono assolutamente. Quindi ha avuto anche quella delusione terribile, e questa è la ragione per cui non ha lasciato
eredità dinastica, si è portato dietro tutto nel sarcofago, che sta tutto lì, quindi nessuno può dire di essere l'erede della casa Carigliano, della casa Carigliano. A Carigliano, esatto. Comunque è importante quella informazione. Se qualcuno ha deciso di avvicinare Farinacci, è sicuramente perché si pensava che Farinacci avrebbe avuto quello spirito di indipendenza di creare un problema, però non aveva seguito. Che seguito ma comunque lo trovo senz'altro nei numeri di Sfumazione Contemporanea. Bisogna andare a cercare. Guardi, dal 2003-2005, poi sono sei numeri l'anno, perché alla fine... Sì, alla fine sì, però bisogna andare a cercare, io ce l'ho tutti ammonticchiati. Ce li ho tutti fino a quest'anno. Ma era, siccome è una rivista che ha i titoli, parte dei titoli sono scritti appunto sulla copertina, sì. E c'aveva qualcosa, lei si ricorda la copertina? Sì, c'è la fotografia del principe Umberto. Ah, ho capito. Sì, 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 sì. In divisa militare? Sì, in divisa militare, ufficiale dell'esercito. Ho capito. Ma lo vado a cercare di sicuro. Il partito del principino, una cosa del genere. Ah, ho capito, molto interessante. Sì, 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 sì. Molto interessante. Allora, concludiamo la nostra rassegna stampa, perché c'è un'ultima cosa che dobbiamo dire. Il mistero, gli esami e le leggi della Chiesa, come si riconosce se un miracolo è vero. Ecco, di recente è uscito fuori una grossa polemica su Međugorje. Su Međugorje. Perché? Perché il vescovo dice che non è vero un cazzo. Perché volendo colpire la cricca di Matteo Renzi, e siccome parte dei soldi che arrivano al padre di Matteo Renzi arrivano attraverso le offerte di coloro che vanno a Međugorje, si deve colpire Međugorje a favore di altre istituzioni. Questa è la vera ragione. C'è scritto ampiamente qui, però qui ci sono delle considerazioni che noi dobbiamo fare. Intanto, io personalmente sono convinto che i miracoli esistano, ma sono miracoli non spiegabili da noi. No, dovuti a effetti psicosomatici. La psiche sappiamo perfettamente, man mano che proseguiamo nello sviluppo, nell'evoluzione della scienza, soprattutto della fisica e della matematica post-quantistica, si capisce perfettamente che la mente interferisce col corpo sistematicamente. È vero che io sono sempre stato, e ho sempre più ragione, sostenitore della terapia, soprattutto della nuova medicina germanica di Hammer, che sostiene appunto che il cancro è strettamente legato a fattori psichici. Tant'è vero, parlavamo adesso appunto del principe Umberto II, perché tutto nasce da lì, perché il dottor Hammer dovette assistere a una straziante agonia del figlio, e nell'assistere a questa straziante agonia del figlio gli venne un tumoraccio, e di lì uscì fuori tutte le considerazioni. Io ne ho già parlato, ne parleremo ancora su questo argomento. La cosa più interessante... Io sono la riprova di questo mio amico che è morto poco tempo fa, che ha assistito a quella logorante decadenza fisica, degenerazione fisica della moglie, e dopo 5-6 mesi è morto anche lui. Esattamente. Sempre della stessa malattia. Esattamente. Tumore anche lui. Ma tante volte di traumi, guardi. Certo. Un caso che molte persone che hanno subito dei traumi. Certo. Guardi, anche il tortora, per dire, se mi viene. No, non è un trauma, quello è psicosomatica, sì, sì, pura. Sì, sì. Gli è scatenato un tumore, sì, nei polmoni. Sì, sì. Ma perché nei polmoni? Quello è la grande intuizione di Hammer, è questa. Sì. Perché nei polmoni? Perché gli hanno vietato di parlare. Perché lui parlava. Allora Hammer non solo ha scoperto la cosa che noi sapevamo, che io ho sempre sostenuto, come Orazio sa perfettamente, ma Hammer ha anche capito che c'è una stretta correlazione tra nascita del tumore e funzione corporea. Per cui un'altra persona che è stata bloccata nella sua scalata al potere è stato, niente un po' di meno, che quello che andava in giro col sigaro, che sembrava, che si riteneva di essere Al Capone, no? Non mi
mi ricordo a chi ti riferisci. Lo squalo. Ah, quello di... Sbardella. Vittorio di Sbardella stava per avere in mano completamente la situazione romana, e non mi stupisce affatto. Al posto di Andreotti. Appunto, aveva fatto una scalata formidabile, era partito come... autista di un noto boss, un noto sindaco di Roma, Darida, che tra l'altro era anche omosessuale, ma insomma è stata un'ottima persona, un buon democristiano, diciamo. Era partito così e stava arrivando al potere. In quel momento l'hanno bloccato con i soliti magistrati e lui se n'è andato bel bello con un tumore ai polmoni, al solito. Perché? Perché l'hanno bloccato in una sua aspirazione, e quindi il tumore nasce sempre come espressione di una sconfitta. Sì, è vero, sì. Di una sconfitta. E Tortora, quantunque avesse vinto... Spesso, vabbè. Ma in linea di massima, per scoprire se l'origine di un tumore, che poi è fisicamente concreto, un fatto concreto, non è che non ci sia, non è che sia un falso tumore, il tumore c'è, all'origine del tumore c'è in linea di massima una sconfitta o un arresto di un processo di crescita. Quando Tortora fu arrestato per coprire i giri di certi boss della malavita napoletana, che erano strettamente collegati con la magistratura napoletana, perché basta leggere quello che ha avuto il coraggio di dire il procuratore di Napoli contro Enzo Tortora per capire che era un giro di camorristi, in quel momento Tortora stava al massimo della sua esposizione popolare, popolare, in quel tipico programma strappalacrime che lui gestiva, aveva inventato e gestiva. Allora, qual è successo? È successo, visto che ci siamo, che Vittorio Emanuele II ha sparato... Allora, Vittorio Emanuele II all'isola... Charmone, ricordati sempre che è lì... Sì. Umberto I, ben 48, se lo consiglia il re soldato era Vittorio Emanuele III. Vittorio Emanuele II all'isola di Cavallo, Vittorio Emanuele IV, scusi, all'isola di Cavallo sparò a Nichi Pende, noto esponente della bella vita. Perché ha sparato a Nichi Pende? Perché Nichi Pende, essendo nipote di Nicola Pende, che Nicola Pende è stato il medico di Vittorio Emanuele II, perché era il medico di Casa Savoia, sapeva perfettamente qual era la vera natura psichica di Vittorio Emanuele IV. Vittorio Emanuele IV parlo sempre. Hai detto solo. Allora, Vittorio Emanuele IV sparò a Nichi Pende e prese il figlio di Amer, capito? Proprio per uccidere Nichi Pende, perché allora ritorniamo tra di noi. Il mistero, gli esami, le leggi della Chiesa. Allora, i miracoli sono fenomeni psicosomatici, e di questo noi ne siamo sicuri, che non vanno attribuiti alla sola Madonna, per fortuna, no? E per favore. E come diceva un grande attore italiano, stringi che tu, sì, la gente si stufa poi. Carmelo Bene, sono apparso alla Madonna, diceva la cosa più giusta che si poteva dire. Allora, ma chi è che fa i miracoli? Il miracolo viene attribuito alla divinità, ma quale divinità? Solo la Madonna? No, a tutti i santi di questo mondo. Ovviamente ci devi mettere anche Allah, alle Uri, le donne di Allah, a tutti i santi di questo mondo, a tutte le divinità di questo mondo. E perché non ai tempi dell'antico Roma non c'erano i miracoli? Certo. E allora cosa vogliono? Era un fatto normale. Polarizzare? Era tutto immanentistico. Esattamente. Allora, cosa vogliono polarizzare? Che cosa dice la Chiesa? Leggiamo, perché è interessante, alcune cose. I numeri.
Loreto, quando io dicevo che c'è la concorrenza di Loreto dietro l'attacco. È vero. Attiva Loreto dal 2012, l'osservatorio medico permanente Paleani ha ricevuto finora 1250 segnalazioni di guarigioni sospette. A oggi solo una ha buone possibilità di essere considerata inspiegabile. Ma questo, da questo punto di vista, mi pare che sia giustissimo. Certo. Se non ti sai spiegare, peggio per te, non conosci la psicosomatica. È evidente, perché è la solita logica, io penso a quanti hanno visto quel meraviglioso film su Bernadette Subirù, con quella eccezionale, bellissima attrice americana, dove anche lì la esaminano, ma chi? I medici positivisti di fine 800 e di inizio 900, i medici iper razionalisti dell'epoca, non oggi. Come fai a dire che una guarigione non è spiegabile? Si spiega dal punto di vista psicosomatico. Lourdes, sono 69 le guarigioni scientificamente non spiegabili avvenute a Lourdes in oltre un secolo e mezzo. 69, vanno milioni di persone, un giro d'affari che non finisce mai, e 69 sono le guarigioni. Mi fa piacere, perché tutti noi, tutti i giorni, guariamo dalle nostre malattie, basta che potenziamo il nostro potenziale psichico. Chiunque è sano se vuole essere sano, capito? E come ho dimostrato, concordo, fino in fondo. Si ammala chi vuole ammalarsi, chi psicologicamente è debole. È debole, c'è poco da fare. Papi, attenzione, solo sono stato di queste le ultime tre hanno riguardato donne italiane, quindi donne italiane, finalmente andate a Lourdes, fatevi un bagnetto. C'era un medico amico mio che mi diceva lì il vero miracolo è che questi si bagnano e non si ammalano, quello è il vero miracolo. Vabbè. Papi, quel brodo di microbi di ogni genere, poi ti immagini quella gente che non ce l'ha, per non nuocere alle piaghe, certo. Papi, solo due papi si sono recati a Lourdes. Il primo fu Giovanni Paolo II nel 1983 e nel 2004, pochi mesi prima di morire, e voleva andare a cercare se per caso lo guarisse la Madonna, e il secondo è stato Benedetto XVI, che nel 2008 celebrò messa nella grotta di Massabielle davanti a 170.000 fedeli, e ringrazi Dio che c'è ancora 170.000 fedeli. Trento, e questa è la più bella, prima del Concilio di Trento si diventava santi per acclamazione, ma in seguito, per stabilire chi è santo, la Chiesa ha incominciato a dotarsi di norme specifiche. E io vorrei chiudere con una importantissima annotazione relativa a San Costantino. Ora, per la Chiesa... lui è diventato santo? Sì. Non lo sapevo. Per la Chiesa... Aspetta, è sempre stata... Per la Chiesa cattolica d'Occidente, per diventare santi ci vuole il postulante, ci vuole tutta una serie di cose, cioè, sappiamo, perché la cara Ciao Qui, nell'ultimo libro che ha scritto, scrive libri? Ha scritto un libro intitolato Il nome di Pietro, dove c'è un capitolo intitolato La fabbrica dei santi, perché fabbricare santi costa moltissimo, solo i ricchi possono avere dei santi, come dimostra l'Opus Dei, che avendo molti soldi commissiona, è vero, la nascita di nuovi santi, tutti appartenenti a questo meraviglioso ordine, anzi a questo meraviglioso ordo. Orda. Quindi è importante quello che dice la Ciao Qui, ma la cosa ancora più importante è questa. In Sardegna ci sono due importantissimi cattedrali dedicati a San Costantino. Perché? In Sardegna è molto sentito il culto del... Ma perché? Perché in Sardegna, fino a poco tempo fa, la Chiesa cristiana era la Chiesa cristiana d'Oriente, ortodossa. E la Chiesa cristiana d'Oriente fa santi tutti gli amici della Chiesa, non secondo criteri di carattere etico-moralistico, come avviene qui dal Concilio di Trento in poi. E questa è la sostanziale differenza. Però qual è il cambiamento? Che quando la Chiesa ortodossa ha abbandonato la Sardegna e la Chiesa d'Occidente ne ha preso possesso,
San Costantino resta ugualmente santo, le chiese sono ugualmente dedicate a San Costantino, anzi attorno a una di queste chiese ci fa una famosa corrida, corsa di cavalli storica, berberi, veramente corsa di cavalli storiche che richiama sardi da tutte le parti del mondo, una specie ma molto più interessante e molto più storicamente determinante del Palio di Siena. E come dicevo, io che ci sono andato e ho visto le due cattedrali, sono piene di ex voto di persone che si sono rivolte a San Costantino per essere guarite. Siccome sono guarite, riteniamo che San Costantino, che ha sulla coscienza solo un centinaio di propri familiari, sì, oltretutto, allora, detto questo, quelli può che anche fare dei... quello che avevano la possibilità di fargli ombra, e certamente ha ucciso le ombre, no? Ha ucciso le ombre, ha spianato lo spazio per Santa Madre, e giustamente. Allora, salutiamo tutti sempre quanti, so saluti long. Anche lei. Saluti, grazie. Sia lode al grandio Priapo. Allora, io se lei mi lascio il suo indirizzo. Sì, adesso le do il biglietto a visita. Perché io ho pubblicato tre romanzi.